Saranno anche gli operai di Alba ieri in platea, ansiosi di sapere se questo mese avrebbero portato a casa lo stipendio. Un consiglio agitato a Battipaglia, chiamato a deliberare sui 320.000 euro di debiti fuori bilancio della municipalizzata. Approvate le 7 proposte all'ordine del giorno. Sui 125.000 euro per l'installazione delle telecamere per la videosorveglianza, il numero di contrari e astenuti ha superato quello dei consiglieri favorevoli. La francese ha annunciato nuovi piani per il futuro di Alba, un contratto triennale e un bando per il nuovo manager. Vogliamo rilanciare la società, ha dichiarato, e cambiare tutti i vertici. Quello che ha detto la sindaca e quello che ha detto l'amministrazione: bisogna cercare di fare tutto, ma non si perde un posto di lavoro, uno. Non è che questa amministrazione deve passare per quella che per anni, lo ha ricordato anche Giglio, ha cercato di fare delle battaglie a favore di questa società, non è che noi passeremo per quelli. Quindi abbiamo fatto di tutto, ma proprio di tutto, per poter salvare tutti i posti di lavoro. Oggi ci troviamo a votare questi debiti fuori bilancio perché dobbiamo votare il bilancio di Alba. Votare il bilancio di Alba vuol dire subito dopo dover partire il bando per la selezione del nuovo amministratore, che Cappuccio in riunione di maggioranza, se no pensano che non si discute di queste cose, ma forse non c'era in qualche riunione di maggioranza. Noi abbiamo parlato di che cosa fare di Alba e ve l'ho detto in una delle ultime riunioni, che ci dobbiamo di nuovo rivedere, perché qualcuno parla, facciamo com'è il bilancio di Alba, è in grado di essere rilanciata, dobbiamo fare una gara a doppio oggetto, bene, se ne discute, e facciamo entrare i privati al 40%, bene, se ne discute, vogliamo che sia una sola società comunale da rilanciare, bene, si discute, ed è quello che praticamente avevamo deciso, di fare un contratto innanzitutto a 3 anni e non a 1 anno, ma di far partire una selezione, il bando è già pronto, come si firma il bilancio. Già l'amministrazione, Gian Paolino, lo possono confermare, gli operai di Alba, se stanno qui, a pronte le dimissioni, e quindi praticamente partirà il bando per scegliere una persona che non sia una persona imposta dalla politica, ma che sia una persona capace di rilanciare questa società, soprattutto un esperto del settore.